fuoco e fiamme nella darsena del porto di Fano in una tranquilla domenica di passeggiate e gelati, sotto gli occhi di decine e decine di persone che erano a godersi lo struscio al porto ieri domenica, un fuoriprogramma inaspettato. Il Rosi, un moto peschereccio di medie dimensioni, ormai ridotto ad un ammasso di lamiere arrugginite, sullo scalo di alaggio in fase di demolizione è stato avvolto da denso fumo e al suo interno si sono sviluppate lingue di fuoco nella sottocoperta, in zone anche poco accessibili. Il rogo è partito da un'operazione di taglio con la fiamma ossidrica da parte di un operaio dall'esterno delle lamiere, secondo le norme vigenti, che però ha intaccato alcune parti in legno che non rimaste all'interno del natante e che non erano visibili dall'esterno. Un lavoro non semplice, quello poi dei pompieri che hanno impegnato più di 2 ore per aver ragione delle fiamme, dato il punto di origine delle stesse in una parte poco accessibile ed anche per le alte temperature che rapidamente si sono formate. Il tempestivo intervento di tutte e due le squadre dei Vigili del Fuoco di Fano, arrivate in pochissimi minuti, hanno evitato il peggio, come ha evidenziato oggi la Mare Lift, proprietaria del cantiere e responsabile della demolizione del motopesca, che ci esprime al telefono, per mezzo della sua titolare, tutto il suo apprezzamento e ringraziamento ai Vigili del Fuoco fanesi che si sono prodigati nell'intervento e per la rapidità con cui sono arrivati. Non pensavo mai e poi mai di vedermeli arrivare in 4 minuti, ci dice la titolare della Mare Lift, che conclude: sono stati per noi dei veri e propri salvatori. Grazie e grazie ancora.